Allora, benvenuti amici di Italico Live Show, sempre più in tour. Ciao Paolino. Ciao Steno. Guarda in che bel posto ti ho portato. Fantastico, oggi. Fantastico, sono entusiasta. Allora, oggi siamo qui, che giorno è? 14 novembre, siamo in via Maria Vittoria 31 a Torino, dove all'inaugurazione di un atelier. Fantastico. Si chiama Ex Camiceria. Voglio dirti una cosa. Dimmi. Sai che a noi piace l'arte. Assolutamente. Piace tutto quello che fa arte. E io direi che oggi abbiamo scovato in Torino uno dei posti più carini. Bravo. Carini, dove adesso ne parleremo con la stilista e con la proprietaria del negozio, dove tu puoi portare i tuoi abiti che magari non ti piacciono più o comunque non sono più di moda, e loro lo reinventano. Esatto. Secondo i tuoi gusti, secondo la moda, secondo i consigli che loro ti possono dare. È un'idea eccezionale. E poi sai che a noi un pochino tutto quello che è il Made in Italy, esatto, e via dicendo, a noi piace, e piace tanto. Assolutamente. Quindi io non... Volevo solo dirti una cosa. Che ho portato un pile. Sì. E questo è il regalo tuo per Natale. Ti ho fatto il regalo di Natale in anticipo. Preferivo la sorpresa, ma non importa, va bene lo stesso. Io ti dicevo, non perderei altro tempo, ma vi porterei subito a conoscere questa bellissima iniziativa. Sì. Che sta un po' spopolando in giro è per il mondo. È una novità, è un uso che sta prendendo sempre più piede, e finalmente è arrivato a Torino. E adesso le nostre amiche ci spiegheranno meglio di cosa si tratta. E quindi state con noi. Restate con noi. Italico Live Show. Non riesco a farlo il dito. No, con questo no. Allora, caro il mio Steno, qui all'Ex Camiceria ti presento la parte stilistica del duetto, chiamiamo così, che adesso i nostri amici conosceranno. Marina, Nika Eva. La pronuncia ancora non ce l'ho. Benvenuta, fantastico. Marina. Grazie. Raccontaci un pochettino qual è il ruolo, qual è il tuo ruolo all'interno dell'attività. Il nostro spazio si chiama Ex Camiceria, ma non significa che non faremo più camicie, ci saranno anche quelle, perché in realtà questo è un nuovo fashion lab, nasce a Torino per rimodificare il guardaroba di ogni persona. Quindi cosa facciamo qui? Creiamo la nostra collezione utilizzando pezzi riciclati, materiali recuperati dalle fonde dei magazzini, piuttosto che, non so, ci sono tanti modi per trovare tessuti interessati e dimenticati in magazzini. E quindi noi creiamo le collezioni basandosi già partendo da questa, diciamo, da questa nostra ricerca, cambiando, per esempio, cosa succede oggi? Una semplice t-shirt sarà modificata e trasformata in qualsiasi oggetto, potrà diventare sia l'abito, soprabito, una giacca, una maglia o semplicemente un cappello o piuttosto un accessorio. Quindi noi prenderemo un oggetto, lo distruggeremo tra parentesi e rifacciamo, poi creiamo qualcosa di nuovo. All'interno dell'atelier io ho già visto qualche loro lavoro e peraltro sono veramente molto 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 belli. È un'idea che sta prendendo molto piede in giro per il mondo, però da quello che ho capito voi siete i primi a Torino. Primi a Torino, perché sì, le idee ce l'hanno un po' tante persone, giovani ormai vivono creando pezzi comunque utilizzando materiali riciclati piuttosto che, non lo so, materiale che usa l'industria per reinventare un oggetto di design piuttosto che un oggetto di, cioè, un capo di abbigliamento. E in effetti noi abbiamo deciso puntare su questo e creare questa sorta di laboratorio dove noi ogni giorno creiamo un pezzo nuovo con un concetto, rispettando il concetto di ecosostenibilità, e in più facendo ogni giorno creando un capo nuovo, quindi a fantasia, a creatività. E in più potremmo, qui noi faremo, e la cosa anche abbastanza importante, riusciamo a reinventare, rielaborare e ricreare un capo che ci porterà. Guarda, che potrà portare ogni persona. L'ho accennato a un paio di amiche, sono impazzite dall'idea. Sì, aspettiamo tutte le amiche. Rinnovo l'invito a tutti gli amici, ma soprattutto alle amiche di Italico Live Show,
a venire qua in via Maria Vittoria 31 a conoscere meglio questo atelier e saperne qualcosa in più. So che Stena ha una domanda per te. Volevo chiederti a quale stilista tu ti ispiri? Ma in realtà io vi rispondo male, perché a nessuno, perché in realtà io rispetto tutti, dal primo all'ultimo io li adoro tutti, nel senso potrei anche non amare lo stile ma rispetto il lavoro, quindi ogni stilista che c'è, esiste e lavora, per me è un grande rispetto, quindi in realtà noi rispettiamo quel tutto, io ho tutto un mio concetto, una mia linea, un mio design che è una vita, invece qui io rispetterò ogni pezzo che arriverà e la trasformerò con un grande poi, rispetto. Poi fuori onda mi ha detto che lei si ispira a Marina Nicaeva. Sì. però non voleva dirlo davanti alle telecamere. Fantastico. Senti, una cosa, ma possiamo dire che i nostri capi rivivono una seconda vita? Assolutamente sì, una nuova vita, un capo dimenticato. Se non ti piace la tua maglia, me la porti e te la trasformo in un cappello, o piuttosto che in una giacca, non so, o una giacca che diventerà una borsa, o non lo so che cosa, però... Caro Paolino, mi piace molto questa... Io ti dico che non vi resta che venire veramente qua a provare con mano o con maglietta, come o con maglietta, voi. Quindi restate con noi, Italia Live Show continua. E grazie Marina. Grazie a voi. Andiamo a conoscere Giulia adesso. Assolutamente. Andiamo a conoscere Giulia. Steno, abbiamo conosciuto la parte stilistica, ora conosciamo la parte storica, perché anche noi conoscevamo già Giulia, ti ricordi, anche per le precedenti attività. Però Giulia, allora siamo qui, innanzitutto ti chiedo come mai ex camiceria? Ex camiceria perché nasce dall'esperienza di una camiceria che c'era e comunque continuerà a affiancare questo nuovo progetto. Ex camiceria perché abbiamo voluto sia dare un senso di continuità rispetto al passato, quindi come vedrete si riutilizzeranno anche dei tessuti provenienti appunto dalla produzione della camicia, sia anche appunto per stabilire un'evoluzione, e questa evoluzione è stata voluta e desiderata proprio per dare una svolta, perché ci siamo resi conto che a Torino c'era bisogno di un'attività nuova di questo genere, esatto, che un po' scalzasse quella che è l'approccio tradizionale allo shopping, quindi vado, compro qualche cosa di nuovo, e invece abbiamo desiderato che le persone aprissero il loro armadio e capissero che da lì si può far partire un armadio tutto nuovo, basta portarlo qua e lo reinventiamo. Mi fai, Giulia, un esempio pratico, allora una nostra amica a casa, come dicevamo anche prima, una camicia vecchia, una t-shirt vecchia, com'è il modus operandi? Allora viene qua, porta il capo, i capi, quello che desidera, insieme alla stilista si valuta cosa si può ottenere da questo capo, quindi se mantenere lo stesso uso, faccio un esempio, da una t-shirt a una t-shirt, o se utilizzare quel tessuto per creare qualcosa di nuovo, però questo verrà visto di volta in volta a seconda della materia prima che viene portata e da quello che desidera ottenere anche la persona, quindi si valuta cosa si otterrà, dopodiché il cliente decide e se sì si realizzerà il capo e se lo porterà a casa senza aver richiesto inquinamento aggiuntivo per produrne di nuovi e senza aver comunque utilizzato altre materie prime. Senza appunto sprecare e buttare via. Esatto, sarà prodotto a Torino e quindi anche manodopera locale e questo è molto importante anche per mantenere vivo il Made in Italy. Chilometro zero. Esatto, no? Ultra zero. L'idea mi piace da matti. Grazie.
Steno, so che avevi una domanda. Quali sono i prossimi passi? Allora, i prossimi passi, ovviamente questa sera ci sarà il t-shirt party, quindi parleremo dell'evoluzione della t-shirt, però intendiamo toccare tutti i capi d'abbigliamento, quindi tutti i tessuti che vengono utilizzati con i capi d'abbigliamento, e mensilmente faremo un evento che si focalizzerà appunto su un prodotto specifico, e sarà interessante perché nell'arco dell'anno potrete vedere che cosa tutto quello che è contenuto nel vostro armadio può diventare. Quindi ogni mese un evento, sì. Ad esempio, non so, il prossimo mese ci sarà la camicia party e ci sarà Christmas party. Natale. C'è tutto, gli capi come possono essere, possono diventare per appunto la festa di Capodanno, e poi come possono essere utilizzati tutto l'anno. Vero. Quando fate la festa della camicia bianca, io ci sono, perché ho armadi pieni. Va bene. Compra camionetta. Va bene, ragazzi, restate con noi, continuiamo a conoscere Ex Camiceria. Grazie Giulia. Grazie.